Anche Napoli aderisce oggi alla giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, istituita nel 2007 dalle Nazioni Unite per sensibilizzare l'opinione pubblica su una malattia che è cresciuta di 10 volte negli ultimi 40 anni. In segno di solidarietà, il 2 aprile i principali monumenti delle città di tutto il mondo si illuminano di blu. Napoli dalle 19 colorerà per l'occasione Piazza del Plebiscito, ma le iniziative hanno preso il via già da questa mattina in Piazza Dante, dove sono stati allestiti stand per informare e condividere la propria esperienza sull'autismo con le scuole dei vari quartieri. La manifestazione, che ha visto la presenza del sindaco De Magistris, è stata organizzata dal Centro Unico per la Salute Mentale in Età Evolutiva dell'ASL Napoli 1 con l'assessorato all'istruzione ed i genitori del gruppo di integrazione sociale Napoli per l'autismo. A Napoli sono circa 1500 bambini. E il problema è che tutti sanno che noi operatori effettuiamo diagnosi sempre in maggior numero, mentre prima, molti anni fa, insomma, erano molto più rari i casi. Adesso noi, per esempio, per fare l'esempio di un quartiere che, dove io opero, il Vomero Arenella, noi mediamente effettuiamo 2 diagnosi a settimana di bambini tra i 2 e i 3 anni, ed è per questo che noi abbiamo deciso di affrontare il problema in modo innovativo, cercando di coinvolgere un po' tutta la comunità, non solo dal punto di vista, diciamo, di tecniche riabilitative, ma semmai di facilitare i loro percorsi di vita e di integrazione. Questa sera, a partire dalle 7, il Comune di Napoli illuminerà di blu Piazza del Plebiscito, dove è previsto un momento pubblico di socializzazione e discussione sul tema. Obiettivo è contrastare la discriminazione e l'isolamento di cui spesso sono vittime le persone autistiche ed i loro familiari. Per sensibilizzare, informare, stimolare tutti a impegnarsi di più, soprattutto le istituzioni che devono mettere risorse per la ricerca. Noi come politiche sociali ci siamo presenti e cerchiamo di non far mancare la nostra solidarietà e il nostro sostegno in una rete tra persone che sono fattive nella nostra città, tra istituzioni pubbliche, terzo settore, famiglie, scuole e comunità.